Benvenuti nel canale di Lord Demonet. Oggi torniamo su Arknight perché c'è l'evento su Skadi. Una storia a parte. E andiamo a vedere un attimo come affrontare gli ultimi due capitoli, che sono quelli che generalmente danno più difficoltà ai giocatori. Tra l'altro, io ritengo il capitolo numero 5 più difficile rispetto al 6. Intanto vi faccio vedere l'aggiornamento della squadra perché è da un po' che non ve la mostro. Ho trovato due 6 stelle che sono Oshigume e Silverash, entrambi portati a Elite. Silverash è livellato con appunto questo evento su Skadi. E poi ho trovato un altro 6 stelle che è Siege, che ho portato subito a potenziale 2, e quindi ho il costo di 1 diminuito, ottimo per un Vanguard. E niente, andiamo un attimo a vedere con che squadra affrontarlo. Allora, innanzitutto io affronto il livello GT5 con il mio main team. Non facciamo l'autodeploy, perché non mi interessa in questo momento farvelo vedere. E andiamo, come dire, andiamo subito a vedere un attimo come gestire questo livello. Si parte sempre di Vanguard, ovviamente, e poi ci saranno qualche, cioè ci sarà qualche accortezza da fare nel corso della partita. Siege l'ho scelta con l'abilità numero 2, perché in questo momento mi serve DPS per andare a eliminare questi cani, e lo consiglio anche a voi. Metto Oshiguma. Esatto, proprio lì. E non vi preoccupate perché tanto riuscirò a bloccare anche le lumache posizionando Texas qua. Quindi per adesso tutto a posto. Farmiamo un attimino qualche DP. 17, 18, 19, 20. Posiziono Saria in questo modo. E adesso bisogna un attimo decidere che PG andare a giocare. Allora, io andrei più che altro per Shirayuki. Shirayuki perché? Perché in questo livello arriveranno tante orde AoE. E in questo momento io andrei principalmente boh, a fare, credo, Silence qua. Sì, Silence diciamo che ci può stare anche perché non mi devo morire nulla. Poi andrei a fare una Mir qua. Andrei sicuramente, vabbè, l'abilità di Shirayuki la teniamo. Il problema è che devo rallentare un attimo per andare a giocare l'abilità di Shirayuki e soprattutto andare a posizionare Skyfire perché sarà un pezzo fondamentale per la mia causa. I droni, non vi preoccupate, che tanto Shirayuki ci pensa tranquillamente a shottarli. E Texas direi che ormai è inutile perché ho bisogno di mettere Silver Ash. Ok, posso mettere Silver Ash. Aumento il DPS e quindi in questo modo non dovrebbero più riuscire a passare unità. Cioè, non che ne siano passate finora, però sapete, non si sa mai. Allora, Skyfire in quella posizione lì si prende cura di gran parte delle orde. Il resto lo finisce assolutamente la Shirayuki, che tra l'altro va ad utilizzare subito l'abilità, abilità numero 2. Silver Ash ha un'abilità totalmente a cazzo di cane, ha quella che si attiva in automatico, che gli aumenta tipo il DPS del 300%, quindi ogni 3 attacchi ne fa uno triplo. Cioè uno che fa il triplo dei danni. E quindi questo è il modo in cui io affronto la GT5. Ovvero, non mettete le unità in basso, proprio vicino alla vostra base, perché ci sono due spot e quindi avrete bisogno, di più unità. Invece, focalizzandole come ho fatto io, assolutamente ve ne serviranno di meno e quindi riuscirete a gestirvi meglio i DP. E soprattutto meglio il numero di unità che potete mettere. Ora andiamo a vedere un attimo il livello GT6. Ora questo non me lo ricordo invece. So solo che al posto di Skyfire metterei una bella Ifrit. E per il resto scopriamolo assieme. Questo livello, a detta di molti, è il più difficile. Secondo me no, ve l'ho già detto. Era più complicato a trovare la soluzione al GT5. Il 6, cioè basta che vi prendete cura di Bob e via. E Bob è il tizio con la motosega, ovviamente. Big Bob. Che sembra un po' il nome che un ragazzo darebbe al suo pene. Big Bob. Vabbè, comunque qua posiziono Kokoro. Lì ho messo così tanto DPS tra l'abilità numero 2 di Siege e Melanta perché sinceramente mi serviva.
Lì vabbè il Wraith muore appunto perché ho alzato il livello del DPS. Metterei Yoshiguma qua perché so già che lì arriverà il Big Bob. E basta, attiviamo il skill a caso, giusto per ottenere DP e andiamo a posizionare Saria. Ok, adesso ho ancora due unità da posizionare. Sicuramente una. Come due unità da posizionare? Sì, due unità da posizionare. Una è lei. La prossima potrebbe essere sicuramente. Lei a carica? No. Lo dicevo, potrebbe essere sicuramente Ifrit, perché Ifrit fa un macello in questa mappa. Non vi preoccupate, io la prima volta non l'ho neanche utilizzata per fare questo livello, però effettivamente facilita di molto. Cioè, voi al posto di Ifrit potete utilizzare un qualsiasi caster, secondo me. Vabbè, questo lo vendiamo e andiamo a supportare con una bella Mir. E per adesso dovrebbe essere tutto a posto. Il Big Bob si prende tutte le fiammate e Oshiguma invece regge benissimo i suoi colpi perché a questo punto, vabbè, lei andiamo a venderla perché non ci interessa. Ehi, stanno succedendo cose a caso. Ok, adesso non sono più successe cose a caso. Praticamente cosa sono andato a fare? Sono andato semplicemente a mettere un bel Silver Ash. Perché Silver Ash fa più danni rispetto a Texas. Quindi chi se ne frega dello stun. E metto lei. Ora, la situazione è assolutamente ottima. Sì. Tanto attivo a caso l'abilità di Melanta. Vado a sparare un po' di roba. E niente, quindi anche i Wraith vengono assolutamente distrutti da questa combo Siege Melanta da una parte, Siege con la seconda abilità, e soprattutto nella zona di sinistra vengono battuti da Ifrit che è rimasta lì e adesso verrà venduta perché ho bisogno di supporto da questa lane perché voglio chiudere il livello il prima possibile. Semplicissimo, quindi andate a tankare i colpi di Big Bob con una Quora oppure Oshiguma se ce l'avete e poi succede questo, cioè Big Bob si prende i danni dei caster, il vostro tank lo blocca, ci mettete due healer, è a posto. Come vedete non ho neanche utilizzato il drone di Silence e avrei potuto, quindi cure extra. Sì, diciamo che secondo me questo è il miglior modo per gestire questi livelli. Poi, ovviamente, dipende da che cosa avrete voi. Io, ovviamente, come al solito, vi do un'infarinatura generale, vi spiego come affronterei io il livello, come l'ho superato. Poi, tutto dipende da voi, dipende ovviamente dalla vostra abilità, dal vostro tempismo e anche dalle vostre unità, soprattutto. Cioè, non serve neanche, tra l'altro, avere unità 6 stelle incredibili, perché ve l'ho detto. Oshiguma la sostituite con Quora, mettete, che so, due healer a caso come per esempio Mir e Perfumer e già sono unità free to play e ce la fate comunque. Al posto di Silver Ash, beh, Silver Ash è molto forte, soprattutto se portato a livello 67. Ma che so, avete una Lapland, ci mettete Lapland che a Elite fa anche più danni di Silver Ash. Non lo so. Quindi, per questo video è tutto, ditemi cosa ne pensate nei commenti e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Evviva Cristo! Ma balla Cristo! Mi dico Cristo! Gesù Cristo! Oh, yeah.